Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo 13° episodio della carriera di allenatore su FIFA 17 con la nostra Juve. Come potete vedere in basso a destra è Caracciola, uno dei migliori marcatori, mamma mia che bello, della Coppa Italia. Noi entriamo direttamente ai quarti e dovremo affrontare la Samp, dopo avremo una partita in trasferta col Cagliari che giocheremo. Mi avete detto, oltre ai giocatori che avevo già aggiunto nello scorso episodio, di aggiungere Rogue alla lista preferiti, di chiedere informazioni su di lui perché potrebbe essere un giocatore utile. Le informazioni le chiedo, non ho assolutamente problemi. Per il resto non eravamo ancora andati da nessuna parte, mi ricordo. La formazione che andrà ad affrontare la Samp sarà questa, e sono le riserve, ci sono Khedira, Nainggolan, Pjanic, Sanabria, Deulofeu, gente del genere è riserva nella Juve. Comunque andremo ad affrontare la Samp e cercheremo di passare il turno, perché sarebbe una sconfitta subito devastante. Poi cercheremo di fare il più possibile nel calciomercato, visto che abbiamo più di una settimana e mezza comunque. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze, sotto la neve dello Juventus Stadium, dove si affronteranno Juve Samp per questi ottavi di Coppa Italia. La Juve deve vincere per forza, punta al triplete e speriamo che quest'anno sia la volta buona, perché abbiamo solo questa di occasione. Pjanic con la punta da Khedira, poi il pallone è buono per Deulofeu, vede subito Sanabria, pallone lungo per Grimaldo, Grimaldo la mette in mezzo, interessantissimo, Deulofeu lo colpisce con la nuca, la palla di Viviano, Regine Viviano, mamma mia cosa è successo. Grimaldo passa sul fondo, la mette in mezzo, interessante per Pjanic, anticipato. Ancora De Sciglio però, continua l'attacco della Juve, Khedira, va da Sanabria col mancino a lato di poco. Ora Ruben Neves, zona tiro per lui, la palla arriva a Regini che si appoggia, Schick, alto di poco. Va a recuperarsi un pallone interessante, si gira sull'avversario, va a servire Khedira, Khedira trova Sanabria, Sanabria in mezzo all'area, calcia col destro a lato di nuovo. Ci riesce ancora Sanabria, Sanabria si è staccato bene Khedira, anzi è Pjanic! Finalmente al 45esimo riusciamo a trovare il gol del vantaggio. Juve 1, Samp 0. Sanabria è riuscito ad andare via molto velocemente. Uomo importantissimo per noi. Pallone in mezzo per Pjanic. Né Viviano né Berezinski riescono a deviarla. 1-0 Juve. Finisce col primo tempo, stiamo vincendo 1-0. Il gol allo scadere di Pjanic ci sta salvando, perché la Samp non è pericolosa tranne quando scica palla, perché le sue qualità le sanno un po' tutti. Comunque adesso ci dobbiamo impegnare al massimo per riuscire a portarci almeno sul 2-0, stare un po' più tranquilli. Ora Khedira manda Deulofeu che corre su quella sinistra. Ancora Deulofeu, Deulofeu la mette bassa in mezzo per Sanabria! Gol e assist per Sanabria! Azioni molto simili e molto diverse. Questa è stata un po' più elaborata, qualche scambio veloce. Poi Deulofeu è arrivato sul fondo, l'ha messa fortissima. Era anche più difficile da segnare, ma il nostro attaccante è lì per un motivo, per portarci sul 2-0. Poi Deulofeu vede lo scatto di Maria, anzi Nainggolan, servito alla perfezione, Nainggolan che calcia a incrociare, Viviano salva tutto. Deulofeu salta senza difficoltà il difensore centrale, poi va a servire Pjanic, pallone largo per Di Maria, questa volta è lui. Di Maria si ferma sull'avversario, prova il tiro a giro, palo pieno, pienissimo. Deulofeu prova la giocata su Berezinski, ce la fa, è passato, ancora Deulofeu, Deulofeu, la prova a mettere in mezzo, non c'è rigore, però Nainggolan riesce a recuperarla. Poi va da Sanabria, si gira benissimo Sanabria sull'avversario, ancora lui, Sanabria è riuscito a passare, la mette in mezzo per Pjanic! Di nuovo Miralem Pjanic, 3-0, di nuovo Sanabria, che va a fare gli assist. Abbiamo bucato la difesa della Samp in questo modo, in questa partita. Mamma mia, Sanabria pallone tesissimo dentro, Pjanic non può sbagliare. Vede dall'altra parte Nainggolan che scatta sempre al posto di Di Maria, grande controllo di nuovo di Nainggolan. Nainggolan, ancora Nainggolan, la va a giocare a Mbappé. E questo è un piccolo gol della merda, però non sarei riuscito a tirare, quindi giusto passarla, giusto far segnare anche Mbappé che era un po' scontento. Grande Nainggolan che viene anche devastato da Viviano. Finisce qua, vinciamo 4-0 contro la Samp. Abbiamo fatto 10 gol e ne abbiamo subiti 0 nelle ultime due partite. Ne abbiamo fatti 11 e subiti 0 se volete nelle ultime 3, che sono tutte quelle che ho registrato oggi. Comunque 4 tiri in porta, 4 gol, siamo stati cinici.
L'Inter invece fa fatica col Crotone. Oddio. È riuscita a passare ai rigori. Noi dovremmo affrontare il Cagliari anche in Coppa Italia, a quanto pare. Comunque ci risponde un po' di gente. Valencia, offerta per An 10 milioni e mezzo. A sto punto io accetto anche, perché non possiamo chiedere di più per An. Aspettiamo delle risposte. Rogue non ce lo vogliono cedere. Costa un pochettino, però mi avevate detto scambia An, ma lo stiamo dando via, quindi troverò qualcun altro. Dite che Teglio lo accettano. Teglio più 1 milione. Liverpool offerta di ritorno, perché dire, almeno 26 milioni li voglio. Dai, per favore. Sono tanti soldi, lo so, però mi servono. Quindi fammi un favore, mia amata squadra. Giocatore venduto. Abbiamo venduto An e abbiamo qualche soldino in più. Io andrei subito a fare l'offerta per Giovinco, perché mi preme tantissimo comprarlo. Sei disposto a dare tutti i tuoi soldi per un giocatore che hai mandato via, visto che non serviva e voleva guadagnare di più? Sì. Che alla fine, se arrivasse Giovinco, non avremmo più bisogno di nessuno, perché Khedira andrebbe via. Pjanic potrebbe tornare nella sua posizione di centrocampista e Giovinco andrebbe a fare il trequartista nella squadra di riserve. Comunque adesso dobbiamo giocare col Cagliari, e visto che mi sono trovato molto bene con sta squadra, la userei. Poi la userei anche contro l'Atalanta. Andrei a affrontare giustamente il Napoli, non il Cagliari, il Napoli, dove dobbiamo affrontare ai quarti, ok. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo stadio Sant'Elia di Cagliari, dove si affronteranno Cagliari e Juve per questa 18esima giornata del campionato di Serie A Team. Non ne sono del tutto sicuro, però dovrebbe essere così. Stiamo lavorando sull'acquisto di Giovinco, che per molti potrà sembrare una cagata, ma non lo è. È un acquisto importante. Ora Farias anticipa subito e serve Chop. Cagliari in vantaggio, 1 minuto. Non ho ancora visto la palla, hanno già segnato. Chop. Donnarumma, papera colossale. Ionita la mette morbidissima, Donnarumma deve uscire, lo fa bene questa volta. Poi va a cercare Sanabria, che controlla, aspetta che salga qualcuno, serve Nainggolan, l'ex della partita. Nainggolan prova a fare spallate con Murru, passa Nainggolan, lo sposta ancora una volta, ancora Nainggolan, la gioca in mezzo, Sanabria! All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Cazzo! Sanabria vuole rifarsi, riesce a recuperare palla, poi la imbuca Pjanic. Pjanic incrocia col destro! Subito! 1-1 dopo l'errore di bruttissimo di Sanabria. Pjanic oggi è on fire, riesce a fare qualsiasi cosa, ha fatto 3 gol in 2 episodi. La posizione da trequartista è la sua, mi sa. Ancora Toni, temporeggia, va a cercare di nuovo Pjanic. Pjanic la imbuca benissimo, Khedira! Traversa! Ora Pjanic si ferma, va a servire Nainggolan, aspetta di nuovo il movimento di Khedira, si sta muovendo tanto, pallone in profondità, di nuovo per Nainggolan che va col mancino! Segna il gol dell'ex, rilascia Nainggolan. 2-1 Juve, rimonta dopo 35 minuti di gioco. Avevamo fatto un avvio terribile, ma i centrocampisti ci stanno salvando, stanno facendo di un gran bene. E finalmente riusciamo a passare in vantaggio, a giocare un po' con più tranquillità. Trova De Sciglio. De Sciglio cerca di nuovo Pjanic, che tira di subito! Di subito. Farias è riuscito a passare centralmente per l'errore di Rugani, poi Donnarumma esce bene. Rimedia per parte all'errore e finisce qua il primo tempo. Stiamo vincendo 2-1, una gran rimonta, stiamo facendo un partitone. Stiamo pressando altissimo, stiamo concludendo bene. Il Toro sta pareggiando ed è una cosa buona. Ora attenzione, Chop è riuscito a passare, trova il gol del 2-2. Donnarumma poteva fare di più anche in questa occasione. Si è solo lanciato in avanti sperando di prenderla. Ora Bernardeschi, un rimpallo, Pjanic manda Dybala, attenzione a Dybala, posizione interessante. Dybala prova ad accentrarsi, va a giro con Mancino e trova il gol del 3-2. Gol importantissimo di Dybala, che ci porta di nuovo in vantaggio, siamo al 70esimo. Stiamo meritando, ma facciamo fatica perché Donnarumma ci sta lasciando da soli. Importante però essere in vantaggio, controlliamoci e cerchiamo di portarla a casa. Koulibaly pronto al cross in mezzo verso Chop, per una volta ha fatto qualcosa Donnarumma. Ionita, morbido in mezzo, Giannetti la devia, Farias non è riuscito a concludere, che culo. Chop va a cercare Farias, ancora Farias, dentro Caldara chiude. Poi Nainggolan la perde in uscita di Gennaro, Chop, di nuovo Chop, si gira, attenzione perché può far tripletta.
Ancora Chop, la palla è lì, trova Di Gennaro che colpisce la traversa. Poi Di Sciglio allontana. Pressione altissima del Cagliari con Murru. Murru si appoggia di nuovo a Ionita. Ionita per Di Gennaro. Di Gennaro chiuso da Isco. Allora forse possiamo ripartire. L'importante è non avere più la palla lì, perché finisce qua. Vinciamo 3-2 col Cagliari. Ci portiamo a casa 3 punti dal Sant'Elia. Abbiamo faticato. Di Gennaro ha beccato una traversa praticamente a porta vuota all'ultimo secondo. Meritata ma sudata come partita. Le statistiche ormai sapete che non vanno guardate. Torino pareggia, Napoli pareggia. Siamo primi, penso, col Napoli. Sì! Ora non ci resta che andare avanti e scoprire cosa fare. Non gli interessa 1 milione più Teglio, gli diamo 4 milioni più Teglio. Offerta per il trasferimento di Mattia Caldara, 16 milioni dalla Fiorentina, ne voglio 25. Alla fine ha 23 anni, abbastanza giovane, un centrale. Liverpool, offerta trasferimento, accettato, 26 milioni e mezzo per Khedira. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di un centrocampista o di Giovinco. Offerta per il trasferimento anche di De Sciglio, 20 milioni, voglio, potrebbero andare bene. E il Toronto vuole di 29 milioni per quell'uomo. Non gli andrà mai bene, ma io gli chiedo se vogliono Orsolini in cambio. Tanto non troverebbe spazio, è buono ma niente di che. Offerta per Teglio che può andarsene finalmente, 3 milioni dal Carpi, spero che arrivino. Napoli, offerta bassa, non sono interessati appunto a Teglio, ti offro 10 milioni per Rog, vediamo se accettano. Dybala ha chiesto di essere ceduto così dal nulla. Se la società ci spinge nel darlo via, lo do via, se no no. Caldara 19 milioni, ci stanno dando tutti i loro soldi, ma non mi fate pena, Caldara non viene lì. Ora non abbiamo più Khedira, abbiamo bisogno di un centrocampista. Il Toronto ha accettato. Lo Sporting Lisbona 20 milioni per De Sciglio, hanno accettato davvero. 15 milioni per Orsolini, per Giovinco. Giocatore per il turnover lo dovrebbe accettare comunque, perché c'era abituato. Spero che accetti il prima possibile. Carpi, hanno accettato 3 milioni per Teglio. Ha senso, ci chiede di giocare la prossima partita, ma non penso che troverà spazio. Il Napoli ha perso altri 2 punti in un pareggio e alla fine la situazione è questa. Dybala ha chiesto di essere ceduto e deve essere tassativamente ceduto. Se io potessi, direi lascio la decisione anche a voi. Ce lo vendono ce lo vendono. Dybala verrà venduto a una cifra bassa se noi non lo vendiamo appena ce lo chiedono. Quindi mettiamo in lista trasferimenti il nostro giocatore più forte e che stava diventando decisivo. L'ha messo sul mercato la dirigenza. Spero che ci contattino almeno prima di venderlo. E se lo vendono potrebbe arrivare Griezmann comunque. Le informazioni io le chiedo. Mi dispiace non poter parlare un po' con voi della situazione tutto, ma non voglio lasciarvi soli. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. In caso non vi lasciate un piace, commentare, iscrivervi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!